Buon pomeriggio, buona giornata, buona settimana a voi tutti, cari amici, dal sottoscritto Nicola De Lucia. Siamo alle ore 13:30, quindi di lunedì 29 giugno 2020, quindi buon pranzo a tutti. Beh, diciamo che questo mese di giugno ormai è andato. Difatti domani sarà l'ultima giornata di giugno, poi entreremo in luglio, dove sappiamo tutti che sicuramente ci aspetteranno tempi un po' difficili per quanto riguarda il clima. Speriamo di soffocare il meno possibile, ma vabbè, veniamo al vero argomento per cui sono qui in questo momento con voi. Parliamo delle squadre milanesi, Milan e Inter. Ieri, vi dico la verità. Ho chiesto proprio così a proposito, senza scommettere nulla, ad un mio amico, proprio prima chiedendogli Milan-Roma e poi Parma-Inter, insomma, le ha beccate tutte e due, e io questa mattina poi le ho fatto i complimenti via social, perché andiamo a ricordare Milan-Roma, gara finita 2-0 a favore dei rossoneri di Pioli, e Parma-Inter vittoria in rimonta per i nero-azzurri, che adesso invece, andando a dare uno sguardo sulla classifica, vediamo bene che comunque l'Inter avanza quota 61 punti, quindi si mette almeno a più 4 dall'Atalanta, che diciamo sta lì lì sempre pronta a guadagnare posizioni su posizioni. Beh, sicuramente la distanza dalla Juventus per l'Inter si è leggermente ridotta. Mi sa dalla doppia cifra ora si è passati a solo 8 punti di distacco. Ovviamente, a parte l'Inter, c'è anche la Lazio che veleggia soli 4 punti dalla Juve, quindi Juve 69, Lazio 65. Invece il Milan, che è al settimo posto a quota 42 punti, però ripeto, non mi ricordo bene, ma credo che se la stagione, la giornata numero 38, dovrebbe chiudersi con il Napoli sesto e il Milan settimo, a rigor di logica, ho detto sempre se non mi sbaglio, oltre ovviamente alla Roma e al Napoli, in Europa League, credo però dai spareggi, dovrebbe passare anche il Milan. Anche se comunque teniamo presente giustamente che sì, il Milan a 42 effetto non solo della vittoria di ieri contro la Roma, ma soprattutto un vantaggio sul Verona e sul Parma, che appunto sono cadute nell'ultima giornata. Verona e Parma quota 39, Cagliari a quota 38. E ora, se non mi sbaglio, il Milan dovrebbe giocare a Ferrara. Dovrebbe giocare sì a Ferrara contro la SPAL. Vediamo, sì. L'Inter in casa contro il Brescia alle ore 19:30, quindi diciamo che le due milanesi saranno impegnate appunto, l'Inter tra le mura amiche di San Siro e il Milan a Ferrara. Beh, di certo, secondo me il Milan potrebbe trovare delle difficoltà a Ferrara con una spalla, se non spacciata quasi in zona retrocessione, però ovviamente cercherà di fare la sua partita la SPAL. Staremo a vedere se il Milan riuscirà ad uscire dallo stadio della SPAL almeno con un punto, e invece l'Inter, diciamo,
giocando una buona partita, potrebbe rimanere in scia alla Lazio e alla Juve, anche se il Brescia, come la SPAL, è a quota 18, quindi insomma dovranno un po'. Comunque, come si dice, ogni partita ha la sua storia e staremo a vedere. Cosa che, per esempio, guardando le squadre, diciamo, in quelle zone lì, per esempio, domani ci sarà Torino-Lazio alle ore 19:30. E a seguire alle ore 21:45 Genoa e Juventus, quindi insomma, con questa situazione senza pubblico, dove magari il fattore campo va un po' a farsi benedire, tra virgolette, rimane sempre interessante vedere la situazione che si va a creare per ogni partita di ogni singola squadra, dicendo che sì, diciamo alla fine, più o meno in zona Europa League, cioè scusate, volevo dire in zona Champions, abbiamo ovviamente la Juve, la Lazio, l'Inter, l'Atalanta, poi la Roma, ovviamente con il KO di San Siro, si è dato un po' una zappa sui piedi perché ora è a meno 9 dall'Atalanta, quindi comunque, fino a quando non ci saranno i verdetti aritmetici, che come ogni anno solitamente potrebbero arrivare verso le ultime partite, anche perché, insomma, diciamo che parliamo di un campionato che storicamente, come anche altri campionati top europei, abbastanza intrigante, dove almeno andando a memoria, per esempio, non mi ricordo l'ultimo anno in cui la Lazio ha partecipato alla Champions League. Sicuramente penso c'è stata qualche occasione di partecipazione alla Champions dalla Lazio, o non so, magari se qualcuno vede questo video mi potrebbe scrivere nei commenti se la Lazio ha partecipato a qualche Coppa dei Campioni o Champions League. Beh, ovviamente dell'Atalanta diciamo sappiamo già che l'anno prossimo, ovviamente aspettando sempre la matematica, dovrebbe ripetere l'esperienza nella Champions League. Intanto ricordo che nel mese di agosto, quindi quando la Serie A finirà il 2 di agosto, diciamo nella zona, cioè nel mese di agosto, diciamo, in momenti differenti, andranno a terminare appunto la Champions League e l'Europa League, quindi concludiamo il tutto ribadendo: domenica perfetta delle Milanese per quanto riguarda il risultato, vittorie per entrambe. Certo, magari l'Inter in un campo non facile come il Tardini di Parma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Quindi, buon calcio a tutti, buona serie a tutti. Io con la mia simpatia, ovviamente oltre che per la mia squadra di cuore del Milan, anche per l'Inter, vi saluto tutti quanti. Di nuovo vi auguro buon proseguimento di giornata e buona settimana a voi tutti. E viva il calcio, perché come tutti gli sport ha il suo valore. Lasciamo stare magari tutti gli aspetti del merchandising, il business, ma soprattutto noi qui a livello, no? Cranio, diciamo c'è valore sociale inclusivo. Bene, grazie a tutti, alla prossima, ciao!